Ciao fans della WWE, io sono Max Isawesome 92 e c'è una frase detta in uno dei suoi primissimi promo che incarna perfettamente il valore di Bray Wyatt. 5,000 years from now, people will still be talking about the things that Bray Wyatt did. La scomparsa del Leader of Words mi ha lasciato senza parole, e non soltanto perché è arrivata all'improvviso. Trovi ingiusto che un ragazzo di 36 anni si sia spento così, e soprattutto, forse perché per la prima volta all'interno della sua carriera non abbiamo nessuno per cui lamentarci, non c'è un booking team da insultare. Possiamo solo dire che la vita fa schifo e non avere nessuno a cui dare la colpa è un peso che non riesco a togliermi, mi fa male. Negli ultimi anni nel mio piccolo ho lavorato a stretto contatto con tutte le idee del guru, passando letteralmente ore e ore di video a sviscerare, comprendere e spiegarvi le sue creazioni più intriganti. Ciò che mi distrugge è sapere che non avrò più nulla del genere, che dalla sua testa non uscirà più nulla. Ci sto male perché ho trovato affinità con la sensibilità creativa di Wyatt, con la sua voglia di sperimentare. E non importa se tirava fuori una genialata o una porcata, mi interessava e riusciva a stimolarvi nel parlarne. Prendete questo video come un ultimo saluto ad uno che in pochi anni ci ha dato tantissimo, forse troppo. Una mente geniale, un rivoluzionario del business che avrebbe meritato di più sia dal lavoro che dalla vita. Questi sono i 10 momenti più grandiosi nella carriera di Bray Wyatt. Numero 10. Campione universale a Crown Jewel 2019. Il finale in no contest all'interno della gabbia dell'In a Cell diede una brutta battuta d'arresto al maligno. Quella notte, in quella stipulazione, in quel contesto, era il momento perfetto per far vincere il Fiend. Invece ci ritrovammo un finale senza capo né coda, perché 13 stomp erano sopportabili, una martellata no. Venne indetta una rivincita qualche settimana dopo in Arabia Saudita, a Crown Jewel, False Count Anywhere, incontro decisamente migliore del precedente, almeno qui Seth Rollins riuscì a vedere qualcosa in più, e soprattutto si dimostrò più aggressivo, molto meno terrorizzato rispetto che nella gabbia infernale. La vittoria del Fiend, seppur arrivata con un mese di ritardo, diede vita all'unico regno per Bray Wyatt in grado di superare il mese di durata, e sembrava che potessero farci dimenticare del finale di Arena Cell. Poi, passata a SmackDown col draft, modificò il colore della cintura universale da rosso a blu, giustamente, senza poi contare la nuova ed esclusiva versione per il Fiend, in vendita alla modica cifra di $6,500, ulteriore dimostrazione di come le creazioni di Wyatt si vendessero come il pane anche a cifre esagerate. Numero 9. L'approvazione di Undertaker. Nel corso degli anni il paragone col becchino si fece pressante di come Wyatt dovesse diventare il nuovo Taker, un compito troppo arduo ed esattamente come Icaro, volando troppo vicini al sole, si finisce col bruciare, senza poi dimenticarci quanto siano stati impari gli scontri col Deadman a cominciare da WrestleMania 31, sfida richiesta dal Leader of Words per ergersi come nuovo volto della paura e rimpiazzare Undertaker. Peccato che la streak fosse già stata battuta e l'aura di invincibilità non ci fosse più, Wyatt poi perse lo stesso. Peggio ancora il match a coppie di Survivor Series in quello stesso anno tra la Family e i Brothers of Destruction, ma per stessa ammissione di Wyatt non ha mai voluto o chiesto di essere riconosciuto come nuovo Undertaker. Perché mai? Sarebbe sciocco e folle anche solo pensare di poter un giorno sostituire una figura così leggendaria. A lui importava avere giusto un momento per sé, non tanto per la sua carriera, ma da custodire nel privato. Lo ebbe nel 30° anniversario di Raw, quando neanche il becchino, ma Mark Calloway in persona, gli sussurrò qualcosa all'orecchio che non è mai stato rivelato ufficialmente dai diretti interessati. E mi piace. Certo, si può fare attenzione al labiale, si può tentare di decifrare cosa gli abbia detto, ma non mi interessa. Voglio che quanto detto da Taker resti un segreto, perché ne aumenta il potere. Per Bray Wyatt questo fu speciale. However it lives on in wrestling history, I don't care, because it was for me. Numero 8. Bray Wyatt contro Daniel Bryan. L'American Dragon è stato senza dubbio il miglior avversario di Bray Wyatt dal punto di vista qualitativo. Vi ho fatto capire nell'introduzione che fare una classifica dei migliori match del guru sarebbe stato impossibile, ma allo stesso tempo non posso non menzionare tra i picchi alti della sua carriera questa bella rivalità. Fallito l'assalto al titolo WWE di Randy Orton, Bryan si perse, rigettato dalla dirigenza, e questo lo rese la vittima perfetta di un leader di setta, di Buzzurri, sempre desideroso ad ampliare il suo gregge di seguaci. Lo convinse ad unirsi alla Family, ma il calore incessante dei fan lo salvarono dal lavaggio del cervello. La ribellione dell'American Dragon all'interno della gabbia è uno dei momenti più belli della sua grande cavalcata verso WrestleMania 30, con tutto il pubblico, nessuno escluso, parte dello Yes Movement.
e il match che fecero alla Royal Rumble 2014 è ottimo, mi spiace che non venga così tanto ricordato. La Sister Abigail eseguita al volo per bloccare un suicide dive di Bryan è eseguita con una fluidità assurda. Vittoria sorprendente per Little of Words e faida poi ripresa 6 anni dopo con Wyatt nei panni del Fiend. Fu proprio con l'American Dragon rientrato in connessione con lo Yes Movement e col WWE Universe che si accennò alla debolezza del maligno, come batterlo, e Bryan ci andò molto vicino alla Royal Rumble. Il loro strap match è tranquillamente il miglior incontro lottato da Wyatt nei panni del Fiend, durissimo, ricco di colpi con la cinghia alla schiena e in cui lo Yes Man affrontò il male a viso aperto senza paura. Il messaggio fu che se l'avversario non avesse timore, allora il maligno avrebbe perso i suoi poteri. Un po' come Pennywise in It. Il problema è che se si guarda in faccia il male ricambierà lo sguardo. E una volta spenta la speranza nel cuore di Bryan, il Fiend ebbe modo di vincere gettandolo di nuovo nell'oscurità. Numero 7. Il ritorno ad Extreme Rules 2022. Per settimane e settimane comparvero degli insoliti QR code all'interno dei programmi della WWE, inseriti in modo sottile, quasi difficili da trovare, ma se aperti ci avrebbero indicato la tana del bianconiglio, nome non usato a caso, dato che il protagonista di questi video era un piccolo coniglio bianco. Brevi filmati di massimo un minuto, con in sottofondo una musica inquietante e messaggi criptici. Ricordo per esempio quello del gioco dell'impiccato, con la domanda chi ha ucciso il mondo e risposta a voi. E per carità, non c'era il benché minimo dubbio che dietro ci fosse Bray Wyatt, chiunque pensò subito a lui. Ma questo non rese il suo ritorno ad Extreme Rules meno bello, anzi l'attesa di rivederlo lo impreziosì, con in più la presenza in forma umanoide più inquietante dei personaggi dell'allegra casetta delle lucciole. Poi concedetemi di ricollegare a questo ritorno il suo primissimo promo fatto a SmackDown il 14 ottobre. I lost two people who were very very close to me. Con voce tremolante e con le lacrime agli occhi, il guru ci raccontò della gioia provata nel rivederci. Citò le sue gravi perdite personali, due persone a lui molto care, e di come non credesse più in se stesso. Mi piange il cuore sapere che fosse arrivato a pensare che il suo lavoro non avesse importanza per nessuno. Ma a giudicare dal calore del pubblico, dalla voglia di rivederlo, pure lui capì di essersi sbagliato alla grande. È un promo colmo di sensibilità, agrodolce, mischiando tristezza e felicità, e che oggi purtroppo fa male. Thank you. You all saved my life. Numero 6. Il debutto della Wyatt Family. Le vignette di presentazione della famiglia di Buzzurri furono qualcosa di allucinante, fresche ed intriganti. Era dei tempi di Waylon Mercy, chiara ispirazione per il personaggio del guru, che non si vedeva qualcosa di simile. Il montaggio frenetico, l'inquietudine trasmessa, il fatto che fosse qualcosa di così potenzialmente reale. L'America in particolare è famosa per storie di sette guidate da pazzi nel bel mezzo del nulla ma arrivate a compiere atti sanguinari. La pazzia di Wyatt nel vedere il mondo in modo distorto ricordava Charles Manson. Il chiamare Luke Harper ed Eric Rowan i suoi figli ricordava David Koresh coi suoi davidiani e funzionava. Stiamo arrivando, ci dissero, e dopo una lunga attesa apparvero per la prima volta a Raw l'8 luglio 2013. This is not the beginning. Stand. Un clan uscito fuori da Non aprite quella porta, con l'unica differenza che almeno non sono cannibali. Forse, non ci è dato saperlo in realtà. Comunque violenti nel metter fuori combattimento Kane nel ring. Ne scaturì un Ring of Fire match in quel di SummerSlam, non un grande incontro ad essere onesti, ma l'arrivo di Bray Wyatt e dei suoi due seguaci colpì chiunque, nessuno ne rimase indifferente o scettico. La gimmick della setta di Redneck, qui per mostrare al mondo gli orrori della loro palude, piacque a tutti. Ma come spesso accaduto con Little of Words, la splendida premessa iniziale non portò a qualcosa di più. Numero 5. La genialità della Firefly Funhouse. Dopo aver perso le cinture di coppia di Raw assieme a Woken e Matt Hardy, Wyatt sparì per diversi mesi. C'è inoltre da aggiungere che servisse un cambio drastico, dato che il breve periodo dei The Leaders of Words ne ridusse non solo l'importanza, ma anche la sensazione di pericolosità che riusciva a dare il suo personaggio. E così, nella puntata di Raw post WrestleMania 35, andò in onda un filmato di pochi secondi in cui una poiana usciva fuori da una scatola di cartone tossendo, non il genere di vignetta a cui eravamo abituati con lui. E diciamo che nessuno si aspettava vedendolo arrivare sorridendo per condurre un programma per bambini. This is the Firefly Funhouse!
Oh mio Dio, il guru vestito come il signor Rogers per condurre la sua versione dell'albero azzurro. Ovviamente con tutta l'inquietudine e l'horror di cui è capace, nel primo episodio tira fuori una motosega. Per quanto adori la gimmick della Family, ammetto che il Wyatt della casetta delle lucciole è il mio preferito. C'è qualcosa di così deliziosamente malvagio nel leader di una setta che prova a plagiare una nuova generazione, che per arricchire il suo gregge attua un autentico lavaggio del cervello ai bambini che lo stanno guardando. E lo adoro, adoro i vari pupazzi, ognuno per rappresentare un particolare passato nella carriera di Bray, su tutti Askus the Pig Boy, incarnando le debolezze e le paure di quando ancora si chiamava Asky Harris, e di nuovo vado pazzo per l'inquietudine trasmessa in 5 minuti scarsi di sketch indirizzato ai più piccoli, i toni calmi unite alle frasi ambigue e alle immagini psichedeliche come nel caso della Muscle Man Dance. Insomma, se Wyatt è stato definito un genio, è merito della cura con cui confezionava tutti i suoi progetti. Numero 4. Wyatt Family contro Shield. La WWE si rivelò essere troppo stretta per contenere due terzetti così dominanti contemporaneamente. La famiglia di Buzzurri e i mastini della giustizia sarebbero finiti gli uni contro gli altri prima o poi. Ma quando? La prima interazione arrivò il 31 gennaio 2014 a SmackDown, quando lo Shield venne interrotto da Bray Wyatt e i suoi discepoli, il quale disse di apprezzare il loro coraggio ma di stare attenti a non infastidirlo, perché se si invita a casa al diavolo egli potrebbe decidere di non andarsene più. La sfida venne lanciata. E il faccia a faccia tra i sei in attesa dell'epico scontro di Elimination Chamber fu un momento grandioso. Be able to believe in the Shield when they are crawling on their hands and knees. Uno dei migliori 3 contro 3 che abbia mai visto, uno di quei casi in cui l'hype creato si mantenne le aspettative. Tutti e sei fecero una splendida figura ed è un peccato che un così bello scontro non venne fatto a WrestleMania. Sarebbe stato lo spettacolo adatto per lo Showcase of the Immortals, specialmente per quelli dello Shield, dato che saltato il piano della loro implosione, affrontarono Kane e New Age Outlaws ad inizio serata. La vittoria andò alla Wyatt Family, lo stesso accadde anche nella rivincita di 2 settimane dopo a Raw, sempre facendo leva sul sentimento di divisione che in quel periodo serpeggiava tra i mastini della giustizia. Numero 3. Il debutto del Fiend. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati in seguito al segreto rivelato nella 4ª puntata della Fan House. Ci volle un intero mese per presentarci il maligno, ed un ulteriore mese per farlo apparire su di un ring. Ma cos'era realmente il Fiend? L'oscurità sempre menzionata da Wyatt, che però ora ha imparato a controllare. Disse che in questo modo sarebbe potuto diventare qualunque cosa lui volesse, anche un demone inscalfibile, che usò per prendersi una rivincita nei confronti di Finn Balor, reo di averlo umiliato qualche anno prima. Il debutto in ring del maligno divenne subito uno dei motivi per cui attendere con impazienza SummerSlam. Uno spettacolo nello spettacolo, grazie all'incredibile entrata del demone uscito fuori dalla funhouse. Non scorderò mai il mio stupore alla vista della nuova lanterna, fatta con la testa decapitata di Wyatt stesso. Il pubblico venne rapito sin dal primo secondo e anche se il match si rivelò un semplice squash, non importa. Nell'esatto momento in cui comparve il maligno, per percorrere la sua entrata, tutti ne rimasero affascinati. Sono pochissimi i casi in cui l'arrivo di un lottatore, anche se in questo caso sarebbe più corretto dire creatura, possa modificare il clima di un intero evento e Bray Wyatt, nei panni del suo Fiend, può dire di esserci riuscito. Numero 2. Campione WWE ad Elimination Chamber 2017. Si dice che tra tutte le incarnazioni della Wyatt Family nessuna sia riuscita a replicare la magia della prima. Assolutamente vero, anche se ce n'è una che è riuscita a fare molto bene pur durando molto poco. Mi riferisco all'insolito trio composto da Bray Wyatt, Luke Harper e Randy Orton, unitosi al gruppo in seguito alla sconfitta contro Little of Words nel main event di No Mercy nell'ottobre del 2016. Questa insolita alleanza fruttò parecchio alla famiglia, permettendogli la vittoria di diversi titoli e premi. Si cominciò con le cinture di coppia di SmackDown a TLC, poi la Vipera si aggiudicò la Royal Rumble e dulcis in fundo il leader Bray Wyatt sconfisse John Cena ed AJ Styles all'interno di un'ottima Elimination Chamber, dando il via al suo primissimo regno come campione mondiale, WWE nello specifico, dando il via alla sua era. I would like to welcome you all to the era of Wyatt! Desideroso di mostrarci le sue capacità e fiero di sbattere in faccia agli hater di avercela finalmente fatta. In quel periodo il guru riuscì a risplendere come non faceva più da anni, di sicuro dal debutto nel 2013, e nonostante tutto finì a WrestleMania, poté comunque dire di aver tenuto il mondo nel palmo della mano. I can truly say that I have the whole damn world in my hand.
Ricorderò sempre con affetto il primo e corto regno del Little of Words, anche solo per la soddisfazione provata nel vederlo finalmente arrivato sulla vetta della montagna, là dove osano arrivare le sue poiane. Lui stesso si sentì così coinvolto, ci credeva così tanto da riuscire a far credere anche tutti noi spettatori. E continua a pensare che sia stata un'enorme occasione persa non fare il triple threat della Wyatt Family. Con Luke Harper senza più una guida, furioso per essersi fatto rubare le attenzioni del suo leader da Orton. Sarebbe stato il terzo incomodo perfetto tra il guru e la vipera, oltre che per ricevere un bel premio alla carriera. E numero 1, il Firefly Funhouse Match. Per quanto sia scontato, lo considero ancora il meglio, la magna opera in tutta la carriera di Bray Wyatt. E pensare che dopo il disastro di Super Showdown contro Goldberg, se non ci fosse stata la pandemia, non l'avremmo mai visto. Allo stadio di Tampa sarebbe andato in scena un match classico con John Cena. Ma anche così, anche utilizzando un mezzo diverso, infarcendola più non posso di balzi temporali, smentì tutti coloro che pensano che il wrestling sia solo due uomini in mutande che si picchiano per finta. Il Firefly Funhouse Match è quanto di più innovativo si sia mai visto, pur restando legato ai canoni del wrestling. Una lotta tra bene e male, tra un buono e un maligno, solo dandosi battaglia in un modo meno convenzionale. I am literally living your biggest failure right now. Certo, non stiamo parlando di una lotta fisica, come match di wrestling in senso stretto non ha niente, ma è un cortometraggio che funge benissimo nella battaglia tra due personaggi agli estremi opposti, rimasti irrimediabilmente collegati contro la loro volontà per via del verdetto sbagliato di WrestleMania 30, un verdetto che tra l'altro viene abilmente citato nel corso del corto per creare un finale alternativo. Se nel 2014 il leader della C-Nation non si piegò al volere del guru, non volendolo colpire con la sedia, qui cede, fa cadere la maschera del buono senza macchie e paura, abbandonandosi ai suoi più bassi istinti. Un'idea geniale fantasticare su un avvenimento mai successo, il turn heel di Cena citando l'NWO. This is such good shit. Dimostrazione di una conoscenza del mezzo e di una cultura del business da parte di Wyatt fuori dal comune. La scena in cui cade ogni filtro, in cui John si rende conto di essere da solo sul ring con Askus, è sublime. Il Fiend giocò con lui, facendogli fare quello che voleva, come se fosse una marionetta, ma il gioco era finito. Non mi stanco mai di vederlo. Lo riguardo spesso e volentieri ed è sempre come se fosse la prima volta. Mi stupisce ancora e ne rimango sempre impressionato per la grande fantasia e l'uso di richiami e citazioni. Nonostante al suo interno ci sia giusto una sola mossa, è una delle cose che più amo del wrestling. Questi erano i 10 momenti più grandiosi nella carriera di Bray Wyatt. Non è stato affatto facile, non sempre è stato perfetto. Proprio no, ci sono delle pagine di storia orribili sul guru. Diciamo che per ogni Firefly Funhouse c'è uno Swamp Fight. Non tutte le sue idee hanno centrato l'obiettivo. Ma è questo il punto. Ha lasciato qualcosa che fossero idee geniali o porcate allucinanti non fa differenza. Quanti altri personaggi horror possono dire lo stesso? Papa Shango era uno stregone voodoo e poi Fantasio era un mago che ha fatto un singolo match, ma poi sapreste dirmi qualcos'altro su di loro? Del Little of Words ci ricorderemo tutto quanto, perché la sua arte e il suo essere così geniale e folle di certo non l'avranno reso il nuovo Undertaker, ma almeno sappiamo che non ci sarà un altro come lui. Walk by my side and I will lead you to paradise. Voi invece che ne pensate? Ci sono altri bei momenti che vale la pena citare e per quali ricorderete per sempre Bray Wyatt? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.